Amici del Diario Motore, Diario del Web, ciao a tutti. Siamo qui per commentare i test che vengono fatti in questi giorni privati, i quali non è stata invitata la Honda perché aveva girato senza invitare gli altri. Insomma, sono un po' di ripicche. Poi c'è in mezzo la storia delle ali che la Honda ha voluto vietare dall'anno prossimo, e Stoner infatti che ha girato con una Ducati senza pendici aerodinamiche esterne. Ma comunque, insomma, circuito che questi piloti non hanno mai visto. Invita loro il Red Bull Ring in Austria, Zeltweg, e diciamo che ancora una volta davanti a tutti ci sono le Ducati, Dovizioso, Iannone, Redding e Casey Stoner, quarto, più veloce quindi di Lorenzo, di Rossi, di tutti gli altri. Marquez e Pedrosa, ripeto, non c'erano, quindi il confronto non vale. È andato benino anche bene Vignales, che è quinto, Valentino nono, Lorenzo undicesimo. Il circuito che Stoner ha criticato per la sicurezza, perché ci sono delle S dove si stacca molto veloce e secondo lui la via di fuga non è sufficiente, però Stoner ha girato ed è stato appunto molto veloce, ha preso meno di un secondo, 7 decimi e 9, da Dovizioso, il che insomma è un buon segno per uno che era da qualche mese che non andava più su quella moto lì, che peraltro la MotoGP è una moto faticosa dove bisogna essere allenati, non si guida così come salire su una Moto3. Insomma, oggi la prima giornata, domani ci sarà la seconda, poi c'è da aspettare un po' fino al 14 agosto quando ci sarà la gara proprio in Austria. Allora, noi intanto vi lanciamo così un'idea, una domanda, faremo un sondaggio tra voi appassionati: secondo voi Rossi ha già perso il mondiale o c'è ancora delle possibilità? Sì o no? Ciao.